Buongiorno a tutti da Valerio Rossi di VR Finanza Smart Education School e soprattutto buona domenica a tutti. Con questo mio video che ritengo importante, volevo fare delle riflessioni e un'analisi profonda e anche se vogliamo etica di quello che è Bitcoin, le sue caratteristiche, le sue peculiarità, ma soprattutto quello che è e quello che potrà soprattutto essere per ognuno di noi nel prossimo futuro. Non si tratta di una moda o di un nuovo gadget da aggiungere a quelli che magari già possediamo, ma di una cosa veramente straordinaria. A tal proposito, ho preparato una presentazione da condividere con voi, sulla quale fare riflessioni e con delle testimonianze veramente, veramente importanti. Vediamo subito di cosa si tratta. In particolare iniziando da perché Bitcoin. Quindi caratteristiche e peculiarità di Bitcoin, come vi dicevo prima, e soprattutto con una premessa importantissima, che questo tipo di video è da considerarsi esclusivamente di carattere informativo ed educativo e chi relaziona non fa promozione finanziaria, non sollecita il pubblico risparmio, non indica il pubblico ad alcun tipo di investimento. Ma vediamo subito cos'è Bitcoin. Bitcoin è una valuta decentralizzata, sicura e non falsificabile. È una valuta digitale resiliente, nessuno è in grado di fermarlo o di distruggerlo. Non è supportata da governi e organizzazioni finanziarie e bancarie. È assolutamente l'emblema di quello che è un valore economico assolutamente indipendente e unico nel suo genere. Disponibile 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, non ha bisogno di terze parti, di intermediari siamo noi stessi, non supportato da alcun bene o riserva, proof of work, che è il sistema di validazione di ogni singolo bitcoin, o satoshi, che è una frazione dello stesso, transazioni istantanee peer-to-peer, punto punto, sicurezza crittografica basata su appunto il sistema matematico denominato crittografico, incentivi sinergici ed economici dei miners, i miei famosi minatori, che sono quelle persone dedicate che attraverso un calcolo molto complesso emettono ogni giorno dei satoshi o dei bitcoin a seconda della capacità di calcolo dei loro singoli servers. Commissione di transazione bassissima efficienza per tutti, in tutto il mondo senza limitazioni. Quindi bitcoin non è un'invenzione americana piuttosto che inglese, tedesca o italiana, ma è un'invenzione di probabilmente di una persona che vedremo poi fino ad ora anonima, che ha generato e creato una cosa straordinaria col nome appunto di Bitcoin. Vediamo un po' soprattutto cosa significa Bitcoin? È un'innovazione permissionless, cosa vuol dire senza permesso? Nessun meccanismo centralizzato di sicurezza, nessuna barriera di accesso, nessun controllo editoriale. Cosa rende speciale Bitcoin? È digitale e scritturale. Esso esiste solo quale transazione validata. È un bene digitale, non c'è nessuna responsabilità. Può essere trasferito ma non duplicato, not double spent. Scarso nel settore digitale come nient'altro prima, diciamo che ad oggi, al momento in cui parlo, oggi 9 luglio 2023, ore 12:47, sono stati emessi finora 19.424.306 bitcoin per una capitalizzazione complessiva di 536 miliardi 674.234.233 di euro, che ovviamente se vogliamo tradurlo nella valuta di riferimento diciamo tradizionale sono 580, oltre 588 miliardi di dollari. Imita la politica monetaria dell'oro, nel senso che appunto, come dicevo prima, 19 milioni su 21 milioni che sono previsti dal white paper, dal famoso libro bianco, dove è contenuto tutto quello che è il progetto Bitcoin, cosa significa Bitcoin, quali sono le condizioni per
emettere e per distribuire e per scambiare Bitcoin, fatto appunto da questo sottoscenato molto che vediamo dopo. Bitcoin è oro digitale con una rete di insediamenti incorporata sicura, non ci sarà avere. Una cripto commodity che è una criptovaluta, infatti inizialmente è stato quotato dal sistema tradizionale al famoso CBOT, che vuol dire Chicago Board of Trade, che praticamente è la borsa di Chicago che comprende tutte le merci, quindi parliamo di frumento, di grano e di tutte le merci disponibili sul pianeta. Questo è il risultato rivoluzionario appunto di Satoshi Nakamoto, e inoltre con la tecnologia blockchain. Satoshi Nakamoto è questo anonimo, questo nome, diciamo, che esiste poi nella realtà, però sostanzialmente è un nome così preso a caso per definire chi ha inventato, esso sia uomo, donna o gruppo, questo straordinario protocollo. È sicuro? La tecnologia P2P, la blockchain, tutto il sistema relativo a Bitcoin presenta la massima sicurezza oggi disponibile al mondo. È inhackerabile, significa che può essere rubato o modificato, ovviamente a meno che non date le vostre password a qualcuno, le mettete in un luogo vulnerabile, quindi attaccabile e aggredibile, e chiaramente con la possibilità di qualcuno di portarvi via le password di accesso al vostro conto, piccolo o grande che sia. Ma la cosa straordinaria sono le pareri e opinioni qualificate. Iniziamo dalla prima, è importante i tempi non sospetti, qui parliamo del marzo addirittura del 2014, quando in una intervista, come vedete a Bloomberg, hanno chiesto a David Andolfatto, Vice President della Federal Reserve di St. Louis, di cosa ne pensasse di Bitcoin. Rispose: "Stroke of genius, a monetary system governed by a computer algorithm." Questo vuol dire un colpo di genio, sistema monetario governato da un algoritmo, attraverso ovviamente un computer. Ma la cosa ancora più interessante è questo signore. Il signore si chiama Michael Saylor, è l'amministratore delegato maggior azionista di MicroStrategy, che è una società quotata alla Nasdaq negli Stati Uniti, è una delle più importanti società informatiche, solo degli Stati Uniti, ma addirittura tutto il mondo. Il quale è noto per le sue decisioni aziendali di accantonare tutta buona parte del flusso della sua attività in Bitcoin. E adesso andiamo a sentire con la traduzione simultanea in italiano, perché vale la pena riflettere sulle sue parole, che sono date appunto da una persona estremamente qualificata. Il principale di tutto il loro lavoro senza fare niente. C'è solo un errore che potete commettere, ma se per qualcosa che sta accadendo dall'altra parte del mondo di vendere i propri bitcoin. Il fatto di vendere i bitcoin presi dal panico è una situazione simile a quando Douglas Adams della Guida Galattica per gli autostoppisti dice che il mondo sta per finire. Niente panico. Le mie prospettive sono a lungo termine. Dico di non vendere Bitcoin perché guardo al mio passato da investitore. Tra le cose che rimpiango c'è il periodo in cui ho trovato un'idea davvero buona e ho sottoinvestito in essa. Per esempio, Google era una buona idea. Sì, Facebook, erano tutte buone idee. Poi ho digitale. Idea sono: il primo, ascoltare gli altri. Parlano male della vostra idea. Ci sono paura, incertezza, dubbio che parlano e dicono: l'Australia tasserà Google, verrà regolamentato. Amazon sarà regolamentato. O succederà qualcosa. Se la gente si fa prendere
Le banche che hanno fatto il video si vende in breve e poi non si ricorda più. E la seconda cosa di cui ci si pente sempre è che si vorrebbe aver comprato di più. Molte persone rimangono traumatizzate perché i media sono incentivati a generare una nuova storia ogni giorno e nessuno vuole leggere una storia in cui il profilo di rischio non è cambiato rispetto all'anno scorso. C'è motivo di leggere oltre queste cose. Quindi, di solito, scrivono sempre storie ansiogene e quando le persone le leggono e ci pensano, si fanno prendere dal panico e fanno qualcosa di irrazionale. Per noi è il momento giusto per smettere di comprare Bitcoin. Ormai, io ho detto alle persone che compreremo sempre Bitcoin. Non sto cercando di comprare il mercato, ma non intendo. Si potrebbe pensare che questa strategia sia in un certo senso come il nostro spot ETF. Se ci fosse uno spot ETF, pagheresti una commissione dell'1% e non avrebbe alcuna leva sulla microstrategia. Abbiamo una società di software che genera cash flow e poi vengono convertiti in Bitcoin. Quindi non pagate alcuna commissione, avrete solo guadagno. Se volete essere esposti al 2% Bitcoin, investite il 2% del vostro wallet in MicroStrategia e il restante 98% può essere investito in quello che volete. Non vogliono che il CEO di una società quotata in borsa sia imprevedibile e casuale. Immaginate se vi dicessi: sai, Mackenzie, penso che comprerò un po' di questo, ma se percepisco un rischio è diverso. Allora cambierò. Il problema principale è la fiducia, che è un aspetto fondamentale. La fiducia è ciò che ha costruito il Bitcoin. Il Bitcoin è una rete di fiducia universale. E il motivo per cui tutte le persone qui lo amano è che hanno trovato qualcosa su cui poter contare e su cui poter fare affidamento al di là dei confini, del tempo e delle aperture. Questo sono i mercati dei capitali. Se volete gestire una società quotata in borsa, è molto importante che i vostri azionisti e i vostri clienti si fidino di voi. E fiducia significa essere prevedibili e fare ciò che avete di fare. Lasciate che altre persone facciano hedging. Possono farlo, ma io no. Rimarrò fedele al mio obiettivo e alla mia parola. E quando decideremo di cambiare, lo diremo con un 8K, 10K o con un 10Q, e il mercato reagirà di conseguenza. Non credo che avrebbe potuto essere meglio di così. In 100 anni il potere esecutivo non ha mai appoggiato un asset class. Quando è uscito l'indice delle commodity, il potere esecutivo non ha detto: studiate l'indice delle commodity. Quando John Bogle ha evangelizzato il Vanguard 500, il presidente non ha mica detto che ogni americano e ogni agenzia dovrebbe studiare il Vanguard 500 e l'indicizzazione delle azioni. L'ultima volta che l'esecutivo ha detto qualcosa su asset class è stato con l'editto sull'oro nel 1933. Mi sembra quindi che l'amministrazione ci supporti alla grande. Penso che le autorità di regolamentazione siano progressiste, come hanno detto Jerome Powell, Janet Yellen e Gary Gensler, quando sono stati interpellati su questo tema. È una riserva di valore, è speculativo, e se la gente vuole speculare, può farlo, quando meglio è giusta. Tutte le agenzie di regolamentazione hanno delle responsabilità legittime da affrontare. Pensiamo alla grande idea di Mackenzie. Per un anno sono stato in luoghi in cui giravano trilioni e trilioni di dollari, e questo è qualcosa di simile. Sembra progettato alla perfezione, è ovviamente migliore dell'oro, è ovviamente migliore di tutte le altre idee che abbiamo, è troppo perfetto. Penso che qualcuno lo vedrà, e questo è il problema. E non è raro che le persone con grandi somme di denaro che acquistano a reddito o acquistino indici di borsa pensino: sì, sulla carta sembra ottimo, ma deve essere troppo bello per essere vero. Nessuno se lo lascerà sfuggire. Come si risponde a questa critica quando qualcuno dice che è troppo bello per essere vero?
È così, troppo bello per essere vero. È come il denaro. Perfetto, come l'oro, senza alcun difetto. È un grande monopolio tecnologico, senza avere l'esposizione che hanno Google, Facebook, Apple e Amazon. E questa è una cosa piuttosto eccitante. Ma quando vi fermerete? Ci chiedono. Perché mai dovremmo fermarci? Noi continueremo a creare. Bitcoin, ma va bene così. Quando il Bitcoin sarà a 500.000 dollari, qualcuno dirà: perché hai comprati 10.000? La risposta sarà che è una proprietà più desiderabile di qualsiasi altra cosa che potrai comprare. Non la venderò perché non avrai qualcosa che mi vuoi comprare. In questo universo non potrai venderlo. Quindi, mentre noi creiamo il cash flow, pensiamo che la cosa più responsabile di fare per i nostri azionisti sia convertire la criptovaluta in una valida attività. Quindi questa è una testimonianza veramente preziosa in cui si toccano soprattutto dei concetti estremamente importanti. Il primo è la fiducia che chiaramente noi abbiamo sempre tradizionalmente dato alle banche e alle istituzioni finanziarie e che in parte ovviamente abbiamo ancora, non conoscendo nella stragrande maggioranza dei casi quali sono le regole e soprattutto i contenuti dal banale conto corrente al risparmio gestito, in cui ci fidiamo perché ci hanno insegnato così, di qualcuno, di qualcosa, di queste istituzioni che ci promettono in relazione al nostro profilo di rischio i rendimenti e soprattutto una sicurezza che spesso e volentieri abbiamo già visto. E le storie purtroppo non è più l'eccezione, ma è diventata quasi purtroppo una regola. Partiamo ovviamente da lontano, da questioni legate alla Parmalat piuttosto che ai bond argentini. Recentemente, rimanendo nel Veneto, Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Banca Popolare dell'Etruria, Banca Popolare di Bari. Potrei andare avanti per diversi minuti, ma questo non è importante. Torniamo a Bitcoin. Bitcoin è la vera alternativa. Bitcoin è il senso dell'indipendenza, della libertà e della proprietà, in cui la fiducia ovviamente è delegata a un sistema che non permette di dire, soprattutto le bugie, che è un tipico comportamento chiaramente da denigrare di carattere umano, e soprattutto la certezza che ognuno di noi che possiede un Bitcoin o una frazione, un Satoshi, o diversi satoshi, quindi frazione di Bitcoin, la proprietà, come diceva appunto Michael Saylor, è esclusivamente nostra. Quindi noi diventiamo testimoni e protagonisti di questo valore economico digitale straordinario, libero, disponibile e anche incredibilmente etico. Perché a questo punto, siccome le condizioni per mantenerlo, per possederlo e per vederlo incrementato nel tempo, perché alla fine, signori, credetemi, è solo una questione di cultura. Cultura vuol dire capire, comprendere, studiare. Una cosa straordinaria è stata fatta proprio recentemente quando è stato proiettato su praticamente un edificio tra i più importanti alla Borsa di Francoforte, il simbolo di Bitcoin, con scritto Study Bitcoin, cioè studia Bitcoin. Studiare, imparare, comprendere quello che c'è ovviamente dietro questo sistema monetario digitale straordinario e libero che permette a ognuno di noi di essere indipendente, quantomeno con una frazione o una parte, piccola o grande che sia, del nostro patrimonio, nella assoluta sicurezza. Il mio impegno quotidiano, da quando mi sono interessato al Bitcoin, parliamo dal 2016, è quello di imparare, studiare. Quotidianamente lo faccio per poter essere un buon formatore e organizzare dei corsi specifici e dettagliati dal principiante alla persona più avanzata o al trader chiaramente che cerca
semplicemente delle soluzioni alternative attraverso anche, per esempio, sistemi di intelligenza artificiale che permettono agli investitori di avere dei risultati veramente interessanti nel medio-lungo periodo. Quando si tratta di trading intraday, quindi speculazione a breve, ovviamente il rischio è proporzionalmente maggiore e sta a ognuno di voi di decidere le politiche. Che non sta sicuramente a me decidere per voi perché è una cosa troppo personale. E il mio principio è quello di formare e di informare, di insegnare, di permettere a voi di entrare in questo mondo in maniera sicura, in maniera consapevole e in maniera istruita, di modo che non possiate commettere il meno possibile di errori ed avere i maggiori vantaggi. Le previsioni nel futuro sono a dir poco straordinarie. Dalla più conservativa, avete visto nel video addirittura quando Michael Saylor dichiara che quando sarà 500.000 lo comprerete ancora. E le previsioni addirittura sono ben superiori. Lo stesso Michael Saylor ha detto che nei prossimi 10 anni, 15 anni, parliamo di medio e lungo periodo, il prezzo di Bitcoin potrà raggiungere addirittura quotazione superiore a qualche milione. Chiaramente, come ripeto, io non faccio il mago e sicuramente non è neanche lui, ma verosimilmente con tutta questa incertezza, soprattutto anche con tutto un sistema assolutamente pericoloso di controllo dell'identità informatica di tutte le nostre azioni, come non c'è mai stato prima, contravvenendo in maniera palese alla privacy personale. Soprattutto la disponibilità lecita, legittima di ognuno di noi che possano, così in funzione dei propri sogni, delle proprie aspettative, delle proprie ambizioni, acquistare beni e servizi attraverso un sistema di pagamento nuovo che si chiama Bitcoin. Quindi vi auguro nuovamente una buonissima domenica. Riflettete molto su quello che vi ho detto. E soprattutto vi lascio in questo senso con i miei recapiti, in modo che voi possiate così contattarmi se ne avete piacere. Questi sono appunto tutti i miei recapiti da Telegram. Potete guardare questo video sul mio canale YouTube. E il mio profilo professionale lo trovate ovviamente su LinkedIn e su CamTV. Questa è la mia email personale e crittografata, molto sicura, di modo che tutte le comunicazioni che voi avrete piacere di inviarmi sono estremamente sicure, sempre nell'ambito del rispetto della vostra persona, della privacy e delle domande legittime che vorrete pormi in funzione anche di un percorso formativo che spero di condividere con voi. Con questo, grazie ancora per l'attenzione. Di nuovo, buona domenica da Valerio Rossi di VR Finanza Smart Education School. A presto.